lo sportivo naturalmente vuole avere una solidità, dice su cosa lo do questo credito? Ecco, lo dai sul fatto che lì c'è uno stadio. E quindi l'abbiamo interpretata in questo modo. Vedete, mi conoscete, sto cercando di essere molto attento perché di fatto, fino a quando non leggerò il piano finanziario vero e la relativa convenzione, c'è il rischio di dire cose non vere, insomma, ecco. Consigliere Morelli, prego. La sua che la dusca. Consigliere, la richiamo all'ordine, prego. Allora, Franco, dunque, il problema. Perché se c'è una cosa che mi dispiace tantissimo è quando la politica fa tanta polvere e poi la gente non capisce, capito? Passano gli anni, quello dice facciamo lo stadio, non facciamo lo stadio. Sarebbe molto meglio avere con chiarezza e dire con chiarezza quello che si pensa e arrivare velocemente a risolvere i problemi. Allora, ci possiamo noi scordare della questione stadio? Anche, però noi sappiamo che questa è un'implicazione, cioè il fatto che probabilmente la città non regge una squadra delle maggiori serie, non è mica la morte di uno, però diciamocelo, perché quello che dice Franco è vero, cioè ancora non hanno strinto sulla questione dello stadio come un monotematico per il calcio, semplicemente perché hanno in Italia in modo particolare fra le scatole, l'Olimpico, il San Paolo, cioè ci hanno delle grosse, oppure lo stesso Stadio di Firenze. Va toccato lo Stadio di Firenze, che è un'opera d'arte. E c'è anche il problema che se Firenze piglia e fa lo stadio da un'altra parte, che ci fa con quello stadio lì che è un'opera d'arte? Gli verrà a mente qualche cosa, ci porterà sicuramente, ci porterà i quadri, non so cosa ci farà. Però il problema è che sicuramente per due motivi logici. Uno perché il calcio in tutta Europa ormai va in quella direzione e garba anche alle federazioni che ci sia queste strutture perché dà peso al movimento. Il secondo per un problema ancora più semplice perché l'Empoli in questo momento tiene sullo stadio, ma se si dovesse fare con i soldi pubblici non si dovrebbe fare. Non si dovrebbe fare perché non è che si possa mettere in concorrenza lo stadio, il tetto della scuola con rifare. Quindi è un problema, lo stadio è un problema che va risolto. Poi ci sono anche degli interessi di tipo diverso, perché qual è il ragionamento? L'Empoli avrebbe bisogno di uno stadio, per rimanere nelle serie maggiori e tutti noi ci garberebbe anche perché. Perché tra l'altro c'è anche un ritorno d'immagine per la città. Però quando si fa la società veicolo non c'è l'Empoli FC, ci sono degli imprenditori che tutto sommato, compresi soprattutto i costruttori, tendono a se voi gli dite guardate facciamo una cosa ancora più grossa, perché loro non l'hanno da gestire. Loro vengono pagati al momento in cui consegnano la parte edile. Il problema poi è che questa parte edile ci vuole qualcheduno che vada a gestirla e tutti i mesi introiti l'equivalente, forse un po' di più, ma sarebbe già grassa questo, l'equivalente del mutuo, della rata di mutuo che deve ridare al soggetto che gli presta soldi. Non lo faranno mai perché non c'è. Allora, l'Empoli in se stesso non è la Juventus, cioè non è o il Barcellona, cioè non è una squadra che può fare delle attività inerenti al calcio. Non richiama gente. Io sono andato a Barcellona in un pomeriggio, sono sceso alla stazione, sono andato dentro, ti fanno pagare dei bei soldi. E vai a vedere le coppe, le cose che del Barcellona e in parte anche la Juventus. Che mi
quindi non hanno in sé la potenzialità, nessuno parte da Napoli per venire a vedere il museo dei trofei dell'Empoli, c'è gente che parte da Napoli per andare a Palermo a vedere il museo della Juventus. Quindi loro sono stati chiari, non è che pensano grandi cose, commerciale. Chi è che paga tutta l'operazione? Il commerciale. Cioè si piglia un affare che non valeva dal punto di vista economico praticamente niente, perché ci si giova il calcio, e si dice ok, fateci il commerciale. Allora ragazzi, diciamocelo subito, questa cosa così com'è non sta in piedi. È sbagliato discutere quanto si paga di questo, rifacciamo la pista d'atletica, il palazzetto dello sport, un'altra strada, diavolo, sono tutte cose che utili e dignitose, ma è da quel sistema lì non le tiri fuori, almeno che non tu gli faccia fare il commerciale. Se a quelli dell'Empoli tu gli dici facciamo anche la palestra, questi possono anche dirti di sì, lo sai che fanno? Ti chiedono altri 2000 metri di commerciale. Allora è questo, loro sono fatti, cioè, non è un imprenditore che viene e c'ha l'idea geniale e ti dice guarda ci faccio una... Quindi non ci ragioniamo, cioè, ci stiamo, entriamo in una di quelle cose che poi vediamo a Firenze, no? Che giornali, anni e anni, quello e quell'altro, le ripicchine, poi si fa una cosa tutti insieme, no, non ci sono i presupposti, stando così. L'unico modo che noi abbiamo per risolvere questo problema è completamente all'incontro, è definire noi che cosa possiamo farci lì, è dire, vabbè, guarda, ascolta, facciamo in questa maniera, lì io non commerciale non lo leggo, magari posso leggere un commerciale indicato sullo sport, posso leggere una palestra, un centro di in fondo se si va a Serie A è pieno di nane e ballerine intorno, no? Tu ci fai un centro di bellezza, ci sta anche che ti ispiri andare al centro di bellezza della squadra di calcio in Serie A dove ogni tanto ci va la troietta di turno e va quel calciatore. Ma allora dice guarda, ci si fa fare questo, ci si fa fare questo tipo di commerciale, ci si porta a noi questa cosa, si tira le somme, ragazzi, il resto aspetta a noi, cioè la strada, la cosa, perché da quell'aggeggino lì, e grazie a se si fa un'operazione Cina, come giustamente hanno fatto a Frosinone, anzi lì a Frosinone hanno tirato fuori anche i soldi pubblici, io sarei per cercare delle forme meno impattanti per la città, però che ci risolvi anche il problema di non averle sulle scatole poi nello stadio, perché prima o poi ci sarà sulle scatole. Allora, facendo un ragionamento di questo genere, oppure noi, perché la bontà di una città sta nella sua classe dirigente, più che nelle cose che ha o i soldi che ha, ci viene un'idea. E si dice, lo sapete che? Vogliamo fare il commerciale. Questa è una cosa che vi dico così, Mettiamo in gioco il palazzo a esposizione e ricusciamo Piaggione, centro e il resto, e allora diventa una cosa in funzione del centro. Avete paura di non trovare urbanisti che riescano a ricuscire la città? Oh, tra il palazzo a esposizione e il Piaggione saranno 50 metri di là. Ci vengono delle idee così, le strutturiamo, ma non speriamo che li vengano ai Corsi. Il Corsi è un genio del calcio. Prendiamone atto, perché cazzo, è 25 anni di spalla squadra, ci compra Caputo e anche quest'anno ci sta dando da 4 anni. Non ci mette la linea, perché dubito che ci abbia, però è uno bravo nel calcio, probabilmente sarà bravo anche nella sua attività,
che ha tutti i problemi che hanno, eccetera, ma che lui possa essere, lui ragiona così, lui dice: Madonna, se io mi faccio dare 20 milioni dal credito sportivo, ho un da pagare 10 tutti i mesi di cosa, trovassi Euronix, trovassi i Conad, che gli do le curve e mi garantisco, e mi fanno il contratto, si vincolano per lo stesso periodo, io sono un signorino. E poi magari, un pochino più furbescamente, si fa l'affarino entrando in società con il costruttore, ma tutte cose degne, non è che c'è grandi cose dietro, con il costruttore, perché lì scatta il discorso, costruisco l'oggetto in camera e faccio... O se a noi le palle per fare questa cosa o non la facciamo. O piccolina o enorme, che sia. Ma se non... voglio dire, è chiaro, no? Se uno dovrebbe cercare di rilanciare la città e dire: ma è possibile che a Empoli, nella zona del Palazzo delle Esposizioni, dove ci potrebbe fare? Lì una galleria che ci porta in centro. Sopra un centro congressi, non lo leggiamo questo, sentiamo che hanno in testa quell'altra fave della Cabel e di quell'altro che vogliono fare il centro congressi in mezzo alle rane, e noi lì fra 20 giorni si piglia e lì si modifica il piano regolatore. Se c'hanno della gente o pensano che la città possa gestire un'operazione di genere, noi non dobbiamo fare il Palazzo di Esposizioni, perché è l'unica possibilità che abbiamo di ricucire, di dare una possibilità al centro. Immaginatevelo, ora sto sognando, non è che si fa per ragione, ma immaginatevi una cosa stile Viale Togliatti dalla parte di Somigliana, che prosegue davanti al Palazzo di Esposizione ed entra naturalmente all'interno del centro, in modo che la gente si senta arrivata al centro. Io dico sempre, tutte le volte, qui veramente chiudo e vi chiedo scusa, però questa storia qui mi sta sulle scatole. Perché? Perché qui si guarda il dito e non la luna. Si pensa di aver buttato la palla da quell'altra parte perché gli si è detto: oh, a noi ci servono questi tre paletti, voi che dite? Quell'altro, che miseria, qui si perde tempo, vediamo un po', faranno tutti i conti e presenteranno un ampliamento per commerciare. Al quale di quali verrà detto: se, fino a che? Fino a che si passano le elezioni, non si sa di chi è la colpa, qualcuno dirà, si cercherà, poi vicino magari adesso. Chiudo qui dicendo, non è mai le cose, non sono mai... Per esempio, io quando vengo a Empoli lascio la macchina in piazza dei Gramsci, faccio la corsettina un tempo, perché ora fa un po' schifo tutto il centro di Empoli, ma insomma, faccio la corsettina, però al momento in cui arrivare in via del Giglio, sono arrivato. Cioè, anche se ho da andare dall'altra parte di piazza di De Leoni, istintivamente non ho sto problema. Possiamo ricrearlo anche con i più giovani. Oh, io lo so che ci vuole un tunnel, una cosa, come si dice, una scala mobile, non lo so, della roba, però queste cose si fanno e le sanno fare, scusami. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Vice sindaco, da aggiungere altro? Possiamo dichiarare chiusa la commissione? Bene, grazie a tutti.